Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Alessio e oggi ti porto nuovamente un editing con Capture One Pro versione 23. L'editing di un'immagine che ho realizzato durante un'escursione alle Dolomiti, un'escursione bellissima di cui ti riporto il video che è già stato pubblicato. E questa immagine aveva delle condizioni un po' difficili nella sua realizzazione, era in ombra, dominanti, luci forti, e quindi ti voglio far vedere come ho sviluppato il file RAW con Capture One Pro versione 23. Può essere utile secondo me questo video sia se utilizzi Capture One in modo da capire un po' come lo utilizzo io, ma anche per chi utilizza ad esempio Lightroom e vuole capire quali sono le differenze nel software, come funziona, cosa puoi ottenere, cosa puoi fare. Quindi mettiti comodo, comoda che iniziamo, però prima voglio ringraziare i sostenitori del canale e del progetto. Ed eccoci sul desktop del mio computer, ho già l'immagine aperta, iniziamo subito con l'editing. Parto dall'editing di base, come faccio sempre, da questa immagine vado a fare degli interventi sul livello di sfondo, dove vado a dare una correzione automatica sull'esposizione, sull'HDR e sui valori tonali, eccoli qua. E dopodiché vado a prendere chiarezza, rimuovi foschia, che mi riporto anche qui appena sotto ai valori tonali, dove vado appunto a dare dei valori di base che utilizzo sempre, 10 su valore foschia e 10 su chiarezza. Questo mi serve come intervento di base. C'è poi qui da correggere il bilanciamento del bianco, che decisamente è sballato, quindi posso, eccolo qui, dare una regolazione. Ok, posso anche sfruttare il campionatore, dipende un po' da me come preferisco lavorare. Ok, questo è l'intervento di base che vado a fare sull'immagine e adesso inizierò a fare degli interventi selettivi. Rimane un po' qui ovviamente sul bosco, un po' troppo scuro, quindi magari vado a schiarire un po' le ombre. Ok, iniziamo con gli interventi selettivi. C'è una zona che devo assolutamente sistemare, che è questa zona molto chiara, che rischierei magari di rendere eccessivamente sovraesposta dopo gli interventi che vado a fare. Infatti su questa immagine comunque andrò ad aumentare un po' il contrasto dell'immagine, vado a ridurre anche un po' la luminosità, quindi c'è sempre questo rischio di avere quella zona eccessivamente chiara, come appunto lo è, e vado quindi a creare un nuovo livello che chiamerò zone chiare, che andrò a selezionare sfruttando il pennello magico che abbiamo già visto in un altro video. Vediamo qui i parametri, tolleranza 10, rifinisci margine a 15, utilizzo un pennello di queste dimensioni, va bene. Andiamo a visualizzare la maschera, se non era visualizzata, e gli dico di selezionare in modo automatico queste zone chiare dell'immagine. Vediamo come lavora, lavora bene, vado a ridurre un po' le dimensioni del pennello per dare degli altri punti di riferimento. Ok, ci siamo, potrebbe andar bene. Nascondo la maschera e iniziamo a lavorare con bianco e alte luci, quindi inizio con i bianchi, abbasso un po' senza esagerare altrimenti diventa innaturale, mi serve giusto per togliere un pochino di sovraesposizione, però è comunque una zona chiara, mi basta riuscire ad intravedere la superficie della neve, non devo per forza abbassare tutto questo valore di alte luci per tirar fuori quel dettaglio che sarebbe totalmente innaturale, quindi un pochino giusto per tirare fuori la superficie un po' della neve. Procedo, continuo, questa volta però lavorando sul cielo per esaltare un pochino quel cielo che è un po' bruttino ma ha del potenziale. Quindi vado a creare un nuovo livello che chiamo cielo, ovviamente. E cosa andrò a fare sul cielo? Vado innanzitutto a selezionarlo, perché devo selezionare il cielo prima di fare degli interventi. Quindi pennello magico, pennello di queste dimensioni potrebbe andare bene, tolleranza 10, rifinisci margine 15, sempre quelli i valori, e vado anche a visualizzare la maschera e vediamo se riesco a fargli fare una buona selezione a Capture One sfruttando le sue potenzialità di questo strumento. Ok, vediamo come reagisce. Ok, ci siamo, non devi prendere paura se ti va a prendere anche delle parti in più, perché adesso ti farò vedere come le elimino facilmente. Nel frattempo vado ad ottimizzare la selezione, appunto come abbiamo già fatto anche in altri casi. Ok, è già ottimizzata, ci sono queste zone che vanno eliminate e le elimino attraverso l'utilizzo della gomma magica
però su questa gomma magica imposto tolleranza al valore minimo che è 1 e vado a ridurre un po' le dimensioni del pennello. E guarda cosa faccio, vado ad allargare un po' l'immagine, clicco lì e vedi che mi elimina tutti gli elementi solo sulla montagna. Proviamo anche qui, riduco un po' il pennello, clicco là e voilà, me l'ha eliminato sulla montagna. Rimane da rifinire un po' la maschera, perché vedi che qui non è passata all'interno dei rami degli alberi, qui nemmeno, quindi potevo utilizzare altri metodi, come ti ho spiegato in un altro video, quello di utilizzare il pennello magico con campiona tutta la foto. Sì, avrei potuto, ma secondo me mi complicava il lavoro perché avrebbe selezionato tante altre parti sull'immagine in più. Quindi quello che vado a fare è semplicemente un tasto destro, rifinisci maschera, dando il valore massimo, eccolo qui, e vedi che si sfuma molto bene con tutto il resto dell'immagine. Questo mi permetterà adesso di fare degli interventi molto mirati. Ad esempio vado ad aumentare il valore di rimuovi foschia, comincia a tirar fuori dal dettaglio, anche come chiarezza vado a dare un po' di valore positivo, vado a ridurre la luminosità del cielo, vado ad aumentare il contrasto del cielo e vado anche a lavorare qui con i valori tonali per ridurre un po', ecco qui, guarda come comincia a venire fuori il cielo, ma non basta, perché intanto guarda prima e dopo come l'ho già migliorato tanto. Faccio un altro intervento sfruttando il editor colore avanzato. Editor colore avanzato cosa mi permette di fare? Di selezionare, campionare dei colori e lavorarci sulla luminosità. E quello che faccio è campionare ad esempio i blu e qui ci vado a ridurre la luminosità. E guarda cosa succede al cielo. Guarda, se esagero ovviamente diventa scurissimo, però a me basta portarlo con un valore un po' negativo per vedere prima o dopo. Prima, dopo posso anche ampliare lo spettro dei blu in modo da avere una sfumatura migliore dell'intervento e vado anche ad eliminare una dominante che c'è qui sulle zone nuvolose più bianche. Vedi che c'è una dominante che si è creata con la lavorazione, la seleziono, è un beige e vado qui a toglierci un po' di saturazione e anche qui ci abbasso un po' la luminosità, che mi va ad aumentare un pochino il contrasto di tutta quella zona. Ok, possiamo procedere e andare avanti con, diciamo, l'ultima tipologia di intervento che vado a fare, che è sulla montagna. Quindi un nuovo livello di regolazione montagna, perfetto, e vado a selezionare la montagna sempre attraverso l'utilizzo del pennello magico. Vado qui sopra, tasto destro, verifico tutti i parametri, tolleranza 10, rifinisci margine 15, va bene. E visualizziamo la maschera e riduco un po' le dimensioni, giusto per dire a Capture One, guarda, questa qui è la montagna che dovresti selezionarmi. Forse qui ho sbagliato, sono andato sugli alberi, vediamo cosa fa. No, è riuscito a lavorare bene, andiamo a completare questo passaggio, ottimo, rimane questa montagna, vediamo se con un colpo secco ce la fa. Ci sono dei piccoli ritocchi da fare, ad esempio qui, perfetto, direi che ci siamo. Anche qui vado a fare un miglioramento per quanto riguarda il rifinisci maschera, però non lavoro magari col valore massimo, ma utilizzo un valore leggermente inferiore, intorno all'80-90%. Applica, togliamo la visualizzazione della maschera e iniziamo a lavorare sui parametri che ho a disposizione. Cosa andrei a far qui? Andrei innanzitutto ad aumentare un po', a dare un po' di rimuovi foschia per tirar fuori un po' di contrasto sulla montagna, che ci sta molto bene. C'è sempre questa dominante un po' blu sull'immagine, quindi andrei anche a lavorare col bilanciamento del bianco per, eccola lì, proprio tirar fuori un po' di più quell'arancione della roccia. E ormai che ci sono, sfrutto nuovamente l'editor colore avanzate per campionare prima di tutto la neve, perché c'è una dominante blu, l'avevo vista, eccola qui, la allargo in modo da avere lo spettro più ampio e ci tolgo la saturazione, quindi tolgo le eventuali dominanti che, guarda, ci sono, perché se lo porto al valore massimo le vedi, eccole lì, io le avevo notate, dipende anche un po' dal monitor se è tarato eccetera. Ok, ci siamo, lavoro anche un po' con uniformità e vado a campionare anche gli aranci della roccia per fare cosa? Cambiare un po' la tonalità,
abbasso un po' il valore in modo da dargli un arancione, vedi, va verso il magenta se esagero, se vado dall'altra parte diventano verdi. In pratica da zero andando in negativo tenderà ad andare un po' più sull'arancione, dare un po' più di magenta su quel colore della roccia che ci sta bene. Quindi tiro fuori il dettaglio della roccia. Ok, ci siamo. Vediamo la montagna com'era prima e dopo. L'intervento è molto molto importante, deciso, funziona bene. Ok, ci siamo. Direi che tutti gli interventi che dovevo fare sono stati fatti. Magari potrei ritornare sullo sfondo per magari dare un po' più di risalto alle ombre, un po' più sui neri, tirare fuori un po' di dettaglio in quelle parti lì e ovviamente far tutta quella serie di micro interventi che potrebbero essere un aumento ulteriore del contrasto, una riduzione della luminosità, lavorare un po' con i livelli per scurire o schiarire l'immagine, dipende un po' da noi anche cosa vogliamo fare. Io andrei magari a illuminare leggermente, a schiarire leggermente l'immagine per poi creare una vignettatura generale, quindi un nuovo livello che chiamerò vignetta, e qui andrei ad applicare una vignettatura esterna ovviamente, quindi mi accerto di non avere l'interno attivato e vado a creare questa vignettatura. M per vedere la maschera, quindi andiamo ad allargarla bene così, anche se devo dire il vero dovevo prima fare un altro tipo di intervento, ma posso farlo anche successivamente. E qui cosa faccio? Riduco un po' la luminosità, quindi va a ridursi un po' la luminosità sui bordi, anche un po' di esposizione, però vado a garantire le ombre aumentando questo valore, quindi le ombre comunque si salvano un pochino, non vengono proprio distrutte. Se è eccessiva la vignettatura, ho sempre qui il livello che posso regolare nella sua opacità. Ok, vediamo la vignetta bene. Prima o dopo, questo qui è prima l'intervento, dopo l'intervento. Rimane una cosa che andrei a fare perché c'è la distorsione ottica, quindi vado a correggere la distorsione ottica in verticale prendendo come riferimento qualche albero. Potrei prendere come riferimento questo albero qui. Ok, vedi che è la linea dell'albero, e qui andrei a prendere un altro albero qui in fondo, potrebbe essere questo, e vado a dargli riferimento. Applica, vediamo com'è la correzione, togliamo la visualizzazione. Sì, potrebbe esserci, se è un po' troppo, eccessivamente si è allargato un po' troppo, basta ritornare sui nostri passi e magari fare un miglioramento su questo punto di vista, ed ecco che allora magari si va a sistemare un po' il tutto. Eccolo qui. Bene, ho sistemato l'immagine. Torniamo a vedere la vignettatura, visto che ho fatto delle variazioni nella prospettiva, quindi magari sarebbe il caso di riadattare la vignetta in base alle nostre necessità. Ok, dando risalto magari alla montagna. Perfetto. Vediamo prima, dopo la vignettatura, ci siamo. E qui un po' più intensa. Bene, ci siamo. Torno, guarda, a livello di sfondo, anzi sulla montagna, perché voglio dargli un po' di contrasto. Eccola lì, guarda, tac, un po' di contrasto, tolgo un po' di alte luci e di bianchi per la neve. Ci siamo, ho fatto il mio intervento, torno sull'immagine di sfondo giusto per magari dare delle correzioni ulteriori sul bilanciamento del bianco. Ed ecco qui il risultato finale. Immagine prima, dopo. Questo è il tipo di intervento che sono andato a fare su questa immagine. È il migliore in assoluto? Assolutamente no. Probabilmente lavorandoci ancora fra un po' di tempo ci tirerò fuori altri dettagli, la lavorerò in un altro modo. Però per ora mi piace. Ad esempio adesso comincio a vedere un po' di verdi eccessivi, quindi magari potrei andare a sfruttare l'editor colore per campionare qui dei verdi, questa zona di verdi, e toglierci un po' di saturazione. Vedi, posso fare degli ulteriori interventi per risaltare ancora di più questa immagine.
E siamo arrivati alla fine anche di questo video. Spero ti sia piaciuto, ti sia stato utile. Fammelo sapere andando qui sotto nei commenti. Se il video ti è piaciuto, come sempre, ricordati di metterci un like. E ormai che ci sei, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, se vuoi rimanere aggiornato con le mie prossime pubblicazioni. A me non resta che ringraziarti per avermi seguito fino alla fine. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessio.